Amici di Easy Channel, siamo in compagnia di Antonio Maione per un'intervista sulla bomba. Antonio, ci racconti la storia della bomba? Nel 1990 ebbi un periodo della mia vita caratterizzato da una sorta di estasi, stare un po' fuori di me, ma non nel senso di pazzia. E tra le immagini che venivano alla mia mente in modo piuttosto violento era l'immagine della spazzatura con una bomba nella spazzatura. A distanza di tempo mi ritrovo con una situazione che è veramente esplosiva. Io stesso all'epoca misi una bomba nella spazzatura per indicare che la bomba per Napoli sarebbe stata esattamente quella della spazzatura. Ci stanno amici miei che tengono queste cose scritte perché furono dette in un periodo particolare. E intravedere che Napoli si sarebbe trovato con lo scandalo della spazzatura è un fatto che mi sorprende, perché a distanza di 18 anni noi ci troviamo con un governo caduto, il problema della emergenza spazzatura e che una bomba è stata trovata a Piazza Municipio. Non ti saprei dire molto di più, perché gli aspetti profetici, ma è difficile che un profeta dice di essere profeta. Io ricordo solamente che ebbi questa visione piuttosto violenta e la disse ad alcuni che l'hanno scritta e la conservano così. Siccome le profezie si leggono meglio dopo l'attuazione, adesso mi pare estremamente corrispondente a quella visione che avevo avuto. Ecco il problema della profezia del 1990. Poi nel 1994 fu dichiarata l'emergenza rifiuti e fu commissariato dal governo l'autorità locale competente. Adesso siamo nel 2008 e praticamente questa emergenza è diventata una tragedia. Cioè, dopo uno sversamento quarantennale di rifiuti tossici e dopo i disastri fatti da un'impresa del nord che si chiama Impregilo, insieme col commissariato di governo, ci troviamo con un bollettino dei morti. Praticamente c'è un'epidemia di tumori e tantissime altre malattie, soprattutto tra i bambini, in tutte le campagne della provincia di Napoli e di Caserta. E la cosa è preoccupante, l'allarme è stato lanciato dai medici del Pascale. Secondo te, che cosa possiamo... dove andremo a finire a questo punto? Ci sarà la possibilità di mettere rimedio a questo? La storia è ricca di imprevedibili, perché la vita dell'uomo è caratterizzata sempre da 4 I. La irreversibilità del passato, la imprevedibilità del presente, la ineluttabilità del futuro e la imperturbabilità che ci deve accompagnare permanentemente, perché le cose lungo il corso della vita capitano e spetta ad ogni persona poter dare una risposta, e la risposta che dà il singolo può avere un'incidenza modificatrice per l'umanità intera. Allora io penso che attualmente la situazione è talmente tesa che basta una scintilla per causare una reazione a catena di cui non si possono prevedere le conseguenze. Noi siamo qui su quest'album, uno dei pochi rimasti, perché c'è stato un incendio, ma non un incendio solo. In un certo momento in Campania stavano 8.300 incendi, e certo non per autocombustione, perché mi è stato detto da qualcuno che bisognava piazzare i Canadair. Pare che questo possa essere lo stesso scandalo dei rifiuti. Cioè, non si riesce mai ad avere le idee chiare perché avvengono dei fatti che vanno a sconvolgere la vita della quotidianità. E il popolo, che purtroppo non può più essere chiamato popolo, perché il popolo scaturisce dalla convergenza delle finalità di più persone, chiamerei piuttosto massa. D'altra parte ci stanno i mezzi di comunicazione di massa che non fanno altro che rullare il pensiero critico della singola realtà personale per giungere ad una connotazione di tipo massificante. E allora io penso che se San Gennaro dovesse fare un miracolo, dovrebbe fare il miracolo di finirla di fare sempre lo stesso miracolo. Perché il miracolo di San Gennaro è ridotto a una ripetizione che serve solamente per avallare la situazione napoletana. A mio parere è un San Gennaro che si è distratto assai,
diventa troppo sclerotizzato. Bisognerebbe avere un po' il coraggio di fare qualche cosa di diverso. E io credo che qualche cosa dovrà capitare a Napoli. Noi siamo qui perché in Campania è difficile vivere. Siamo in campagna perché non si può stare al centro cittadino. E allora ci siamo dovuti rifugiare qui per poter parlare a distanza per Napoli, a favore di Napoli. Quindi credo che gli eventi possono capitare all'improvviso e se capitano sono provvidenziali. Quindi tu dici, per gli incendi bisognava piazzare qualche apparecchio, ma pure per l'emergenza spazzatura c'è da piazzare per esempio gli inceneritori. Gli inceneritori che sono stati dimostrati dagli oncologi, dalle ricerche internazionali, dannosi per la salute e anche antieconomici, e lo dimostrano le pagine dei giornali di questi giorni. Praticamente la gara per gli inceneritori di Acerra è andata disertata perché il governo aveva stanziato i finanziamenti. Quindi una contraddizione. Se questi apparecchi funzionano solo con finanziamenti statali, come si fa a dire che sono convenienti economicamente? Quindi un'altra mistificazione. E i giornali, come dicevi tu, mezzi di informazione di massa, quindi non informano e non fanno comunicazione e non fanno arrivare alle persone la conoscenza della realtà. L'informazione è funzionale alla formazione. Gesù Cristo, che è un buon maestro, non disdegnò mai di essere chiamato maestro, disse che la verità ci fa liberi, e rendere libero il soggetto significa attivare la criticità. Allora, se la informazione è corretta, produce la formazione, e la formazione la criticità il cambiamento, la conversione è sul piano personale e sul piano collettivo. Allora, i mezzi di comunicazione di massa dovrebbero emanciparsi dalla soggezione al patronato per poter annunciare la verità. È una missione più di tipo pedagogico che non di tipo mistificatorio. Ma stampa libera in Italia, io per la verità non riesco a vederne. Poi passiamo all'università. A Napoli ci sono 5 università che dormono completamente. Dormono, ogni tanto si svegliano, prendono delle consulenze, perché le consulenze sono arrivate a fiumi in questi anni. E poi le perizie, eccetera, eccetera, sono molto ammorbidite, i dati, insomma, vengono molto alleggeriti e non si crea allarmismo. Quindi in una situazione del genere, dove praticamente dal Pascal solo 2 oncologi dicono la verità, che la gente sta morendo per i rifiuti tossici, l'università sta zitta e continua. Secondo me, senza questa tradimento del mondo accademico, connivenza, ma anche tradimento della funzione stessa della scienza, che viene subordinata alla politica, noi non staremo in queste condizioni. Tu che pensi? E questa domanda mi pare retorica, perché non si può pensare diversamente, non perché sia legata a un pensiero obbligato, ma credo che funzione del ricercatore è quella di ricercare, ma non assoldato. La ricerca deve essere libera, non può essere una ricerca funzionale al recupero dei finanziamenti. Oggi si ricerca dove sono i finanziamenti, non si ricerca per ricercare, perché per quanto riguarda l'energia pulita, i pannelli solari a Napoli, che siamo pieni di sole, funzionerebbero perfettamente, potremmo avere il riscaldamento, potremmo ridurre di una percentuale elevatissima l'inquinamento a Napoli, però non c'è nessuna sensibilizzazione, nessuna forma di aiuto, di collaborazione a costruire una mentalità del verde in città, una mentalità dei pannelli solari, una mentalità dell'energia eolica. Voglio dire, noi non organizziamo le cose a monte, le pretendiamo solamente a valle. A Napoli non ci sono i giardinetti, ma non c'è l'educazione per il giardinetto, non c'è verde, ma non c'è l'educazione per il verde, non c'è scuola, ma non c'è l'educazione per la scuola. Voglio dire, è un circolo vizioso. A proposito di ricerca, poi anche a Roma si chiama l'inaugurazione dell'anno accademico un papa che notoriamente è infallibile secondo il dogma, quindi una contraddizione rispetto alla ricerca, no? Ma io penso che se si volesse
invitare il Papa, si dovrebbe invitare nel corso dell'anno accademico, ma non all'inaugurazione, perché l'inaugurazione è una sorta di programmazione, è una programmazione di ricerca con uno che non è disponibile alla ricerca perché ha già trovato tutto. È difficile inserirlo nel sistema. A mio parere, ma questa è una cattiveria, a mio parere nessuno avrebbe avuto mai l'idea di invitare il Papa se non sollecitato da qualcuno che sta vicino al Papa. Lo so che dire questo è noioso, è fastidioso, ma a nessun rettore magnifico è venuta l'idea di invitare un Papa. Perché è avvenuta la Sapienza? Perché evidentemente si doveva organizzare qualche cosa di forte per ridurre un po' la pressione della legge 194, per dare un po' di finanziamento agli ospedali civili, per togliere Roma dal degrado gravissimo in cui versa. E allora Napoli in quale degrado versa? Se Roma sta male combinata, noi siamo già abbondantemente seppelliti. Voglio dire, allora questo problema della Sapienza è un problema finto, è solamente per creare una sorta di polarizzazione di risorse, di forze, perché si coalizzino contro questo o quell'altro orientamento. Pasquale Saraceno parla di un blocco sociale tra imprenditoria deviata, politica deviata e amministrazione pubblica deviata e poi mafia e camorra, le organizzazioni criminali. Questo blocco sociale distrugge tutto e divora tutto, per cui anche con un cambio di classe politica, come avvenne negli anni 90, il blocco sociale riesce a corrompere la nuova classe politica e a farla diventare peggiore della precedente, cosa che è sotto gli occhi di tutti adesso. La camorra però, viene il potere della camorra, che lo Stato potrebbe bloccare in 10 giorni volendo, viene ingigantita e tutte le responsabilità vengono addossate alla camorra. Una formula di quasi di esenzione da responsabilità, un po' vigliacco come atteggiamento, che ne pensi? Io ho avuto a che fare non con la camorra, ma con i camorristi, perché la camorra in astratto è una parola magica. Allora si ricorre spessissimo alla parola camorra, alla fine nessuno vuole che la camorra non ci sia, perché avere una sorta di ipercritica nei confronti della camorra significa fare in modo che il camorrista non sia più camorrista. Nel momento in cui io ho avuto a che fare con qualche persona della camorra che si è dissociata dalla camorra e andava a fare la catechesi nella casa del camorrista, ho avuto un'enorme opposizione da parte del sistema. Quello che tu chiami blocco sociale è il cosiddetto Leviatano. Il Leviatano è il mostro sociale nel quale noi ci troviamo ad essere conficcate appena nasciamo, ed è il peccato originale, il peccato in cui noi ci troviamo ad essere appena nati. Da questo peccato dobbiamo liberarci utilizzando il sistema della conoscenza, della critica e della progressiva liberazione. Se è vero che non si vuole la camorra, bisogna creare i presupposti, le condizioni perché il camorrista cessi di essere camorrista, perché ha il vantaggio di capire che cosa significa profondamente la libertà, che cosa significa la conoscenza, che cosa significa la fratellanza, che cosa significa la uguaglianza. Nel momento in cui utilizza il sistema del ricatto, il sistema della prepotenza sull'altro, è un sistema che noi abbiamo per lungo periodo fecondato con i santi protettori del vicolo. Il santo protettore esime la persona dall'autonomia, esime la persona dalla responsabilità. Ma Gesù ha insegnato una cosa molto diversa, ha detto nel 12° capitolo del Vangelo di Luca: non avete in voi stessi la coscienza. Ed è questa la realtà alla quale bisogna far ricorso se vogliamo salvare noi e la società. E poi la storia andò a finire in un altro modo con Nunzio Giuliano. Io ricordo che ci fu un attacco terribile, Nunzio Giuliano fu attaccato solo perché parlava. E parlava in chiesa ed era un camorrista, quindi bollato per sempre come camorrista, poi è stato ucciso, lasciato solo, funerali sono stati anche vietati al pubblico. Questa è proprio la dimostrazione che a Napoli la camorra deve esserci, no? Quando fu intervistato da Sky, mise in evidenza che l'Italia fa i funerali di Stato a quelli che esportano la democrazia.
cioè morti in quantità, e che a uno che si dissocia dalla camorra e rischia in proprio, perché io lo sperimentavo direttamente quando andavo sul motorino con lui, lui mi diceva: tieni presente che è rischioso per te venire sul motorino. Vabbè, se è rischioso per me, è più rischioso per te, perché se prendi contatto con Gesù Cristo può darsi che hai qualche cosa da prendere da lui. E quando morì, lui mi ha avvisato qualche tempo prima, quando morì dovetti fare i funerali quasi alla chitichella, di nascosto, perché gli furono vietati i funerali in chiesa. Il motivo di fondo è che per ordine pubblico, ma quest'ordine pubblico è un ordine o un disordine? Perché noi ci siamo troppo abituati a considerare la forza dell'ordine come l'ordine della forza. La forza dell'ordine significa la forza che scaturisce dal fatto che l'uomo è ordinato, e cioè finalizzato al raggiungimento della felicità che passa per la libertà. Se l'intervento della forza dell'ordine deve essere una forzatura sull'uomo, impedendone il raggiungimento del proprio fine, e allora è contrario a ogni ordine. Questo discorso è un discorso che si ripropone anche ora per le discariche, quando cioè le forze dell'ordine così dette devono caricare le persone che non hanno fatto altro che chiedere giustificazione del perché ci sono tanti rifiuti tossici nel loro territorio che producono morte e disperazione. Ultima domanda, tu parli sempre di liberazione dell'uomo e di liberazione dell'uomo soprattutto dalle strutture sociali che lo imprigionano e lo rendono simile a una macchina, impotente e disperato, però le istituzioni esistono e le istituzioni dovrebbero servire. Come si potrebbe fare in modo che le istituzioni servano all'uomo e non il contrario, come avviene solitamente? Io mi rifaccio sempre a un certo Gesù Cristo, il quale diceva, dice, perché le parole sue hanno una rilevanza eterna: non è l'uomo fatto per il sabato, è il sabato fatto per l'uomo. La funzionalizzazione della legge all'uomo è un elemento portante dal punto di vista assiologico. La assiologia postula che ci sia sempre il valore umano al vertice. Gesù ha detto: che importa guadagnare il mondo intero se perdi te stesso? Allora, se la struttura, se l'istituzione ha una funzione di facilitazione della convivenza sociale, ben venga. Ma se dovesse essere impedimento alla convivenza sociale, purtroppo è l'istituzione che va modificata e mai l'uomo, per salvaguardare l'istituzione. Questo vale anche per il matrimonio, cioè se il matrimonio non è funzionale alla felicità delle persone che entrano in coppia, non può essere salvato il matrimonio a danno delle persone. Devono essere salvate le persone, anche se il matrimonio non funziona più. Bene, allora saluti a tutti gli amici di Sea Channel. Oggi è il 3 febbraio del 2008, speriamo di risentirci con notizie migliori. Possibilmente da un altro albero, perché se questo nel frattempo lo incendiano non abbiamo altra possibilità di continuare la seconda ripresa. Arrivederci a tutti.